Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su GT Sport chiamata Ignoranza Volante e Pericolo Costante. Ah, che bello, c'è un aggiornamento finalmente, abbiamo, penso, spero, delle altre gare, non lo so, lo sto scoprendo con voi. Abbiamo delle nuove auto, che non è male. Che non è male, abbiamo Tokyo Expressway, nuovi nuovi tracciati. Configurazione Gran Premio. Vabbè, c'è la navigazione ancora. Località dedicate a buone feste. Sono stati nuovi luoghi. Collegare Peugeot. Museo. Non c'è niente di nuovo. GT League. Nuove, se non problema. Ah no, ah dai, ci sono delle cose nuove. Ci sono delle cose nuove. Allora, ah, ci sono le cose nuove. Eccole dove sono le cose nuove. Queste che ho provato a fare, ma non. No, vabbè, queste amen, queste non sono in grado di farle, non sono in grado, non so farlo, non posso, vabbè. Dilettanti e andiamo qua. Allora, vediamo qua cos'altro troviamo. Real Circuit Tours. Oh, due nuove gare queste. Allora, auto non da competizione, cavalli e inferiori. Vediamo un po' cosa aveva. Mini Cooper mi sembra un po'. Allora, io avevo una macchina, avevo depotenziato per usarla con la Jaguar, sì, questa, anche se io non so, quella era un po' tevo, l'X-Bow, non mi ricordo quale macchina ho usato. Toh. Andiamo per questa, dai. La Jaguar. Proviamo con la Jaguar, vediamo cosa viene fuori. Si presume possa non venire fuori nulla di buono, però. Tanto proviamo. Ci facciamo se non gare. Vediamo come va. Vediamo come la va. Vabbè, non vuol fare penso più di una gara per arrivare all'allenamento giornaliero. Non so quante, almeno due, quindi può essere che farò queste due, come può essere invece che farò altro, vediamo. Allora, competizioni inferiori, va bene, dai. Avanti, andiamo avanti di Jaguar depotenziata. Come si allontanano? Qua e di qua, non mi ricordo che questo circuito è, non me lo ricordo, allora in questo momento non me lo ricordo. Permesso, mi scusi, permesso, grazie. Quattordicesimo, ok, sono decimo, sono nono, sono ottavo, sono settimo. Olè. Alla riscossa, andiamo con queste gare. Dai che ci siamo, dai, sesto. Sesto, sono sei. Non dobbiamo fare cavolate. Sesto. Oh. Abbiamo recuperato 10 posizioni in un solo giro. Frena. Olè.
avanti. Qua, frena. E andiamo. Permesso, mi scusi, quinto. Permesso, mi scusi. E sono quarto. Porca. Perché mi sembrava che era. Vabbè. Ah, vero, questo c'era. Questo era il percorso, quello col super mega taglio che guadagno 2 vite e mezzo di tempo. Quello col super. Il tracciato col super mega taglio, ok. Dove esserci bisogno. Ne approfitterò. Comunque, andiamo avanti di qua. E frena, frena. Vedi, comincio ad andare male, anche se alla fine forse ci ho addirittura guadagnato. Ehi, alla ferma. Mi rendo conto che a volte avere le macchine davanti mi aiuta tantissimo. Perché c'ho un riferimento di traiettoria. Mentre quando non ho nessuno davanti la traiettoria devo farmela io. I riferimenti devo trovarli io. Quindi posso un problema. Intanto, permesso, mi scusi, permesso. Permesso, mi scusi, grazie, terzo, va bene, frena, frena, andiamo, dai, bene così, e poi frena, frena, poi andiamo, frena, vai così, alla grande, bello, prendiamo. Ma è strano, pensavo onestamente, cioè con la Jaguar anche telepotenziata a 396 cavalli, onestamente pensavo di. No, e pensavo di recuperarli di più rettilineo, invece no, non li recupero così, tanto il rettilineo! Non li recupero così tanto il rettilineo. Vai, dov'è? Tagliettino, va, fa niente, niente succede, niente succede, niente succede, niente successo. Comunque 7 secondi di svantaggio sul primo, che comunque sto andando in seguito facendo giri record su giri record, tra l'altro. Poteva finire molto peggio. Comunque anche quello davanti a me sta facendo, sta andando orribile in via volato, perché c'è, stavo per dire, tutti e due stiamo recuperando molto sul primo. In realtà adesso è solo lui a stare recuperando sul primo. Frena, vai, qual è, andiamo, vai. Adesso frena, e vai, poi vai. Olè. Come dicevo prima, pensavo di recuperare molto di più in rettilineo, invece il recupero è praticamente nullo. Pensavo di avere una potenza di un certo rilievo, invece no, sembra non essere così. Sembra non essere così. Porca miseria. Ah, sentite, eh. Un cornuto e mezzo. Vai. Olè, a posto, secondo.
un cornuto e mezzo. Adesso andiamo a prendere quello. Il rettilineo addirittura sta lontano. Ok. Ma mi superano il rettilineo, incredibile. Cioè, come fanno? Avere più potenza di una Jaguar il rettilineo. Una Jaguar, anche se depotenziata a 396 cavalli, come fanno ad avere più potenza? Sono primo, sono primo, sono primo, sono primo, primo, cerchiamo di non pregare tutto. Mamma mia, dai, io ci sono. Penultimo giro. Questi che non mi faranno andare via molto facilmente, porca miseria. Mamma mia, l'ho sbagliata. Vaffanculo. Scusi, mi scusi, mi scusi, mi scusi, mi scusi, ecco, mi scusi. C'ho la vincita una gara, se mi permette. Ai, frena, vai di qua, poi di là, e dai, vai. Vaffanculo, un cornuto e mezzo. Frena. Avanti, vai. Un cornuto e mezzo. Dalle nostre parti si dice così. Oh, giro record, vabbè, lasciate perdere, è fatto giro record, ovviamente non è che valga più di tanto, però intanto sono primo. Primo, frena, 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 l'allero, l'allero, ultimo giro, ultimi giri record, non sono più neanche due. Chi è che ha fatto 2.07? Ma che cacchio, cazzo, c'è un'astronave, c'è uno che sta guidando un'astronave, ho capito. E che sto Peters, no, mi sono distratto, non guardare lì, permesso, mi scusi, mi scusi, mi scusi, mi scusi, mi scusi, boh, scusi, scusi, mi scusi, mi scusi, mi scusi anche lei, mi scusi. E che cazzo? Ok. Ah, porca miseria. No, non è possibile, no. Non va bene, non va bene. Vaffanculo, un cornuto e mezzo. Vai, via, accostè, con le unghie e con i denti e con le corna ci aggiudichiamo questa gara. Ma porca miseria, comunque c'è la Jaguar, ho fatto una fatica pazzesca, ma pazzesca proprio. Comunque, qua questo quanto altro, 18 e 9, quindi se faccio un'altra gara, quell'altra gara lì, direi che sarò a posto.
Per quanto riguarda l'allenamento giornaliero, io ci sto lasciando, ci ho lasciato tipo un polso. E andiamo all'altra, dai, Real Circuit. Circuit, per roba roba non prendo questa. Dov'è? No, l'X-Bow, io muoio con l'X-Bow. C'è. Allora. Genesis Coupé. Proviamo, questa probabilmente ce l'hanno data in omaggio. Sì, ce l'hanno dato con l'allenamento giornaliero, sicuro. Una delle tante ci andate con l'allenamento giornaliero. Proviamo, Genesis Coupé. Vediamo come va. C'è anche 4 cavalli in più. È proprio, hai 40, hai 400 cavalli precisi. Il limite massimo. Mentre la Jaguar era a 3,96. Vediamo questo io. Come la Jaguar, quella là depotenziata, ecco. Perché era originariamente a molti più cavalli, quello è potenziata apposta per questa gara. All'auto non da competizione, ma inferiori. Vai. Non gli ho toccato nulla, vabbè, per come lo provo, dai. Partiamo, vai. Vai, frena. Questa non frena manco per sbaglio! Non frena! Non ho senza freni! C'ho la macchina senza freni! La macchina senza freni! Ah! Devo frenare 3 ore prima! Vabbè, permesso! Mi scusi, permesso! Grazie! Olè! Vieni qua! Porca di quella! Permesso, permesso, mi scusi, permesso. Questa tra l'altro qui io non mi ricordo di averlo mai fatto sul circuito. Scusi, non volevo. Vena, di qua, a posto! Sì! Io la olè, qua, frena, questa che è brutta, questa è brutta, permesso, mi scusi, permesso, ho detto permesso, mi scusi, permesso, mi scusi, ecco, vediamo. Sono 6 giri stavolta, nel primo giro finisco ottavo, anzi settimo, no, sesto, anzi 10, in qualche modo comunque 10 giri comunque recuperati, 10 posizioni che erano, sarebbero state recuperate al primo giro, peccato che le stop le ho perse tutte con questa curva, penso probabilmente, non tutte no, però quasi, va bene, ok, sono ottavo. Quella curva sarà un problema grosso perché non ho più palle di dove staccare. Sarà un problema grossissimo quella curva lì. Problema veramente grosso. Poi c'ho sempre il timore anche di frenare troppo presto e rallentare troppo. Comunque se devo frenare troppo presto e rallentare troppo vado a piedi, cioè. Vabbè, dai, sono in uno sesto. Ho ripreso quelle posizioni che avevo perso con quell'uscita di pista. Ora devo andare a prendere altre. Ok. Anche questo circuito non è come quello di prima, che c'ha il mega tagliazzo finale che consente di recuperare tutto, non ce l'ha, quindi se faccio cavolate recuperare in maniera diciamo, come posso dire,
diversa non c'è. Una posizione recuperata in tutto il giro. Bene. Capito, qua si stacca praticamente appena si staglia il traguardo. Ben messo, mi scusate, secondo, ok, secondo. Ora dobbiamo andare a inseguire quello. 9 secondi c'ha di vantaggio. Non mi sembra proprio bene, però vabbè, vediamo cosa riusciamo a fare. Oh, in qualche maniera. In qualche maniera, non so come, in qualche maniera l'ho sfangata. Mi ha sfangata in qualche maniera. Oh, è lì. Cioè, no, quello è un doppiato. Quello è tranquillamente un doppiato. Non, cioè, non mi sembra a distanza da 7 secondi questo, onestà, non mi sembra di distanza da 7 secondi. Perché sta curva? Perché non riesco a farla mai come si deve sta curva? Perché non riesco mai a farla come si deve sta curva? Niente, sto sbagliando qualsiasi cosa, mi sa. Questo e altri 3, questo e altri 3 giri che non sono pochi per recuperare, però mi ha sto ritmo, la vedo difficile recuperarla, sto ritmo la vedo difficile, anche perché adesso sono messo in macina, io sono messo che sbaglio, frena. Frena, frena, frena. Vabbè, taglio. Cornuto e mezzo, sì. Vamoni. Vai. Vamoni. Si dice un cornuto e mezzo. 3 secondi adesso vedo. 3 secondi. Lo vedo. Ora lo vedo. Frena. Perché quando premo il freno con sta macchina sembra che premo l'acceleratore? Porca miseria. Allora, questa macchina premere il freno, l'acceleratore è la stessa cosa. Cioè non frena, sta macchina, c'è una macchina senza freni. Ci vorrebbe i freni quelli. Ci vorrebbe l'opzione di mettere i piedi fuori e frenare coi piedi alla Flintstones. Ah, comunque ci sono certe curve che non imparerò mai a farle, che proprio da fare non imparerò mai a farle, c'è poco da fare, non imparerò mai a farle quelle curve, proprio mai, mai nella vita. Vai, frena, ah, in qualche maniera. Comunque sempre intorno ai 2 secondi, non è che gli recupero tanto, devo essere molto sincero, non è che sembra gli recuperi molto, probabilmente ci metto anche molto del mio nel non recuperare, perché sono scarso, penso sia noto, non sono proprio un pro gamer, ecco, insomma, per dire che sono scarso. Dai, frena, sono primo, cioè tu 2 secondi li ho recuperati praticamente non so, in una curva, un rettilineo, cioè non so com'è che è successa sta cosa. Comunque bene, così andiamo, frena, poi bene, frena, non c'era bisogno qui, non c'era bisogno, rallentato troppo, non c'era bisogno, ok, frena,
Ma che ho fatto bene la parola grossa. Ho fatto meno schifo che in altre volte in quella curva, bene. Qua. Frena. Olè. Dai. Un secondo e sette e niente, un secondo e sette e niente. Come vantaggio. Frena. Dai. Olè. Ok, finisce questo giro, va l'ultimo. L'ultimo giro. L'ultimo giro. Con quelli che in rettilineo mi recuperano, porca miseria. Niente, problema del... Che cazzo di recupero mi fanno i è andata. Qualche maniera ho mantenuto la prima posizione. Mamma mia, che cose. Mamma mia, frena adesso e dai sento quello dietro che dei gommi di quello dietro che sfrigolano le gomme quello dietro io qui dai, riparti, dai. Frena, non posso sbagliare adesso. Mamma, come l'ho fatta brutta. Dai che ci siamo. Falla bene. Dai che ci siamo. Dai. Questo. Non lo sento più, porca miseria, non lo sento più. Comunque, quello che conta è un'altra gara vinta. Allenamenti giornalieri e tante cose belle. Ora, l'allenamento giornaliero l'abbiamo fatto, quindi adesso ci tocca soltanto andare a vedere com'è andata, nel senso vedere un attimo che cosa ci danno come premio per l'allenamento giornaliero. Se ci danno il premio per l'allenamento giornaliero, dovrebbero darcelo. Ok, allenamento giornaliero, automaggio, vediamo che ci danno. Vedo dei gran bei macchinoni, eh. Vedo macchinoni. E questa che tu che sei? Un'auto di merda in mezzo ai macchinoni. Honda Beat 1991, bella! Bella sta macchina, ma proprio bella. Ho livello 35, sono contento della cosa. Quindi direi che possiamo salutarci qui. Possiamo salutarci qui, darci appuntamento alla prossima puntata con mi dimentico, no, scusate. Guida ignoranza al volante, pericolo costante. Sì, ecco, però sono ricordato, scusate. Comunque, detto questo, semplicemente, come sempre, saluto tutti quanti voi. E alla prossima. Ah, e andate a cercare il mio nome e cognome su tele su come canale Telegram, perché sì, c'ho il canale Telegram. Sì. Detto questo, un saluto a tutti quanti voi.